quando non rispondi a domande legittime, vuol dire che hai qualcosa da nascondere. Da Cozzolino al PNRR, ai fondi pubblici, a un'opposizione che non parla, quali sono i progetti, quali sono i rapporti con le università, il rapporto di alcuni ambienti della borghesia. Tra le questioni che lei ha sollevato nelle ultime settimane c'è proprio la nomina di Andrea Cozzolino, indagato per lo scandalo Qatargate, alla gestione dei fondi PNRR per Città Metropolitana. Pongo una questione politica molto seria e poi anche dei risvolti giudiziari. La nomina di Andrea Cozzolino ai vertici della cabina di regia della Città Metropolitana di Napoli avviene pochi giorni prima l'esplosione dello scandalo Qatargate. È una cabina di regia tecnica. Io ho chiesto al sindaco metropolitano come mai a coordinare i fondi del PNRR, i fondi europei, i fondi pubblici, il fiume di denaro pubblico più grande dopo il terremoto dell'80, lui abbia scelto un politico, un eurodeputato e proprio Andrea Cozzolino. Di fronte a questa domanda, che è politica, il sindaco tace, anzi, afferma qualcosa che rende ancora più grave il contesto. Dice: no, io l'ho nominato, ma tanto la cabina di regia non è partita. Dice che è garantista, poi usa una frase che nemmeno ai tempi del miglior arbore poteva essere inventata: se qualcuno ha sbagliato dovrà pagare. Non la commento. Poi dice che è garantista, però arriva l'arresto e lo toglie. Allora non è garantista. Se lui ha fatto una scelta che riteneva giusta, poteva fino anche difendere, perché Cozzolino è innocente. C'è la presunzione innocenza, qua non dobbiamo fare il processo a Cozzolino. Se non rispondi, fai crescere il legittimo sospetto che c'ha il mariuolo in corpo. Le chiedo se, secondo lei, questa amministrazione Manfredi fino adesso si sta dimostrando all'altezza di una dimensione di trasparenza, soprattutto rispetto alla spesa pubblica. Per nulla. È qua che pongo la questione. Perché c'è il silenzio. C'è il silenzio dell'opposizione. L'uomo forte Cosenza, che viene dal centrodestra e governa con Manfredi. Allora la domanda è: ma con questo fiume di denaro pubblico, con una cassa piena al comune senza vedere i servizi che migliorano, con il PNRR, con tutto quello che inciderà sulla vita dei napoletani e della città di Napoli, perché non ci illustrano con chiarezza i passi che stanno facendo, chi sono i progettisti, come si sta lavorando, dove vanno i soldi? L'esperienza di sindaco e di magistrato mi insegna che il fiume di denaro pubblico è una straordinaria opportunità da una parte ed è una straordinaria opportunità per cementificare quei rapporti opachi che hanno caratterizzato, tra l'altro, anche la storia della nostra città. Pensiamo al dopo terremoto. Quando non rispondi a domande legittime, vuol dire che hai qualcosa da nascondere. Da Cozzolino al PNRR, ai fondi pubblici, a un'opposizione che non parla, quali sono i progetti, quali sono i rapporti con le università, il rapporto di alcuni ambienti della borghesia. Invece, dal punto di vista del cittadino, secondo lei, quali sono i problemi più concreti che riguardano i servizi in città? Vede, noi abbiamo governato quasi 11 anni senza soldi, che invece Manfredi ha da un anno e mezzo. Quando hai soldi in cassa, e qua parla l'amministratore, significa che tu puoi immediatamente spendere per le buche, per le strisce pedonali, per i rifiuti, per quei servizi che innalzano la qualità della vita. Eppure non si registra quello scatto in avanti che tutti noi invece auspichiamo, perché noi non siamo a fare l'opposizione fino a se stessa, stiamo a segnalare dei temi che sono oggettivi. Siamo a metà del mandato di Vincenzo Di Luca, alla fine del 2023 arriveremo al secondo anno di Manfredi. Lei come lo vede il futuro di queste due scadenze elettorali, quando siamo quasi a metà del guado per tutti e due? Ma fondamentali per la Campania, per la città e per il Mezzogiorno. Sarà un ticket fondamentale dove non possiamo lasciare ad alcuni centri di potere della Campania e della città questa partita. Ricorderemo Francesco Rosi fra qualche giorno, le mani sulla città. Io temo che ci stiamo infilando in quella stagione in salsa 2023-24-25. La partita sarà grossa, ancora una volta tra popolo, democrazia, giustizia, uguaglianza e centri di potere.